Scegli Coconato Automobili. Scegli l'affidabilità di Volvo e Porsche. Coconato Automobili. Vende vetture fuoristrada nuove e aziendali, con officina specializzata, vettura sostitutiva e noleggio a breve e lungo termine. Coconato Automobili ospita la gentile clientela nella propria sede, in contrada Santa Lucia Corigliano. www.coconatoautomobili.com. Anche Castrovillari ha partecipato allo sciopero generale di 8 ore organizzato dalla CGIL. Lo sciopero ha riguardato tutti i settori pubblici e privati. Al centro delle manifestazioni territoriali che si sono svolte in contemporanea a Catanzaro, Cosenza, Crotone, Gioia Tauro, Reggio Calabria e Vibo Valentia vi è la rivendicazione di politiche concrete e incisive per lo sviluppo sociale ed economico del paese e della Calabria. A Castrovillari il concentramento della manifestazione si è svolto presso la centralissima piazza Municipio, dove è stato allestito un palco a tenere viva la manifestazione in attesa del lungo corteo che è partito da San Girolamo per poi confluire in piazza Municipio il gruppo etnofolk Calamo. Che ha accolto il corteo con la canzone dei lavoratori. Presenti con i loro gonfaloni i sindaci dei comuni di Mormano, Alessandria del Carretto, Frascineto, Acquaformosa, Laino, tanti lavoratori, tanti anche gli LSU e tanti giovani. Quali le ragioni della mobilitazione? Ma le ragioni sono quelle di una rivendicazione, di una svolta di politica economica, di politica sociale, un paese che deve essere più giusto, più libero, più uguale, rispetto ad un governo invece che sta calpestando i diritti di chi oggi nel lavoro c'è, ma anche di tante ragazze e tanti ragazzi che il lavoro non ce l'hanno. Cioè l'idea è quella di un paese regredito in cui vanno avanti solo ricchi, mentre noi abbiamo bisogno di un paese che guarda oggi alla parte più debole del paese, al mezzogiorno, alle ragazze e ragazzi che chiedono il diritto all'apprendimento, un apprendimento che sia di qualità, ma anche il diritto ad un lavoro che non sia fatto di precarietà, oppure addirittura il non lavoro, il 30% dei ragazzi sono disoccupati. E poi c'è un attacco al potere d'acquisto dei salari, mentre l'inflazione sale, aumenta la tassazione sui salari e c'è il blocco dei contratti. Insomma, una situazione difficilissima che richiede una svolta di politica economica e sociale, e noi crediamo che o il governo cambia radicalmente tasto, oppure io credo che noi dobbiamo porci anche il problema di un cambiamento di un governo che peraltro è moralmente impresentabile. Ma come uscire da questa crisi? Noi crediamo che gli investimenti sono fondamentali in questa fase. Ci vogliono più investimenti soprattutto in settori strategici come quelli della conoscenza, l'infrastruttura, il mezzogiorno. E le scelte di Tremonti non vanno in questa direzione. Si parla solo di tagli ma non di investimenti. È necessario rivedere le normative sul mercato del lavoro che hanno frantumato, frammentato il mondo del lavoro. Noi crediamo che è necessario, soprattutto per quanto riguarda il mezzogiorno, stabilire un piano straordinario di occupazione che dia lavoro soprattutto alle nuove generazioni. Chiediamo la rivalutazione delle pensioni, chiediamo dei meccanismi fiscali che spostano il peso del carico fiscale dai lavoratori e dai pensionati alle rendite e ai patrimoni. Insomma, chiediamo che questo paese nei prossimi anni sia un paese più giusto, più libero, più uguale e che soprattutto dia risposta alla parte più debole del paese. Invece questo governo pensa solo ai ricchi, pensa alle rendite finanziarie e per queste ragioni il paese non va avanti, va indietro.